Stai ascoltando Immediata Vigilia su Radio Serie A con RDS. In questa nostra domenica mattina, che bello, ho detto che eri un figaccione, adesso voi ci state grazie ascoltando Dio in radio e quindi magari non lo vedete Radio DAB, però insomma chi ci sta vedendo, siamo in televisione 899, 899 il canale digitale terrestre, ma anche in streaming e sui siti e sulle app di Lega Serie A e anche RDS. C'è Andrea Pratellesi da Buongiorno, Firenze. Buona vigilia Lia, come stai? Bene, ma cosa in si mangia? Rosa vestita. Sì, sono... O fucsia. Esatto, fucsia, però la TV inganna, sembra un rosso, ma è un fucsia molto acceso. Cosa si mangia a Firenze a Natale, da quelle parti? Il cappone. Ma il giorno di Natale? Sì. La sì, vigilia sì. Invece? No, non c'è un nulla di predefinito, diciamo, di tradizionale per la vigilia, direi. Ma chi cucina a casa Pratellesi? No, stasera siamo a cena a casa Pratellesi con anche suoceri, eccetera. Ok. E, però cucina un po' tutti, diciamo. Però abbiamo senza fare troppa fatica, ecco, perché non, i pranzi e le cene, quelli complicati, erano qualche anno fa. Negli ultimi anni ci siamo un po'... diciamo così, trasformati in pigroni e non compriamo okay roba più o meno quasi già fatta. Addirittura scansa fatiche Pratellesi. Sì, sì, adesso sì. Stasera mando un messaggio a casa Pratellesi. Però pesce stasera. Stasera pesce, no, certo, sì. anche a casa mia il pesce. Poi sai che io sono un po' bastardina, no? Metà polentona, metà veneta, metà terrona siciliana. Quindi noi abbiamo il Natale un po' con tutte le varie tradizioni tra Padova e Sicilia. Sai chi non avrà assolutamente problemi di digerire il pranzo di Natale? Perché di fatto non lo farà, perché sarà in campo ad allenarsi domani, giornata di Natale, allenamento tra le 16 e le 18, però questa è la dura vita. Conosco bene. Onori e oneri di chi giocherà anche, ma ormai è un'abitudine per Stefano. Esatto, è ormai un'abitudine per tutti i campioni della pallavolo e questo insomma è un signor campione del mondo, vice campione d'Europa, campione d'Italia con la Itas Trentino, campione di tante cose in diretta in questo momento. Buon Natale in anticipo, Alessandro Micheletto. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, buon Natale. Alessandro, auguri. Tu non avrai problemi di digestione perché siete reduci da un successo importante in Champions League, 3-0 sul Tours, avete staccato il pass per i playoff di Champions per la 13ª volta consecutiva. Peraltro Andrea Pratt, 58% in attacco, 6 block, 22 punti, MVP, un giocatore scarso che si chiama Micheletto in Champions, ma MVP anche settimana prima in Superlega contro la Sir Perugia. Porta bene il periodo natalizio, diciamo così. Esatto, sta andando alla grande. Facciamo i complimenti intanto in primis, Alessandro, a Trento, perché è logico che tra un po' parleremo con te molto di nazionale, Italia, i magnifici ragazzi di Fefe De Giorgi, però c'è sempre il rischio, no, di parlare troppo d'Italia, che merita, però io conosco molto bene la realtà di Trento, soprattutto anche i giovani, il vivaio, avete un vivaio pazzesco e tu sei una bandiera perché di fatto sei, è vero che sei nato ad Esenzano, però da quando sei piccolo tuo padre lavora a Trento, quindi sei, non dico un Francesco Totti, anzi uno Zanetti, visto che sei malato tifoso dell'Inter, però sei davvero una bandiera per Trento. Sì, sono nato e cresciuto con questi colori addosso e quello che mi ripeto ogni giorno è quello che spero di rimanerci il più lungo possibile, perché insomma è il sogno un po' di tutti i ragazzini, come hai detto tu, del settore giovanile, che Trento lo ha molto forte, ci sono stati tantissimi giocatori che sono usciti come Giannelli, ma anche i giocatori che giocano con me, Oreste, Nelli, penso se no a Lanza, insomma tantissimi giocatori che sono usciti dal vivaio di Trentino Volley e che poi hanno coronato il sogno di arrivare a giocare per la stessa maglia in Serie A, ed è quello un po' che è il sogno di tutti i ragazzi giovani che si allenano nel settore giovanile, quindi è bello che sia così e sicuramente abbiamo avuto un avvio di stagione molto positivo, perché insomma adesso il 26 abbiamo l'ultima del girone di andata, però ci troviamo in testa alla classifica e sappiamo che non è come nel calcio che insomma al fine del campionato, alla fine dell'ultima giornata di ritorno si assegna lo scudetto,
ma da noi ci sono i playoff, che sono un campionato a parte, noi diciamo. Però, insomma, essere lì fa bene perché vuol dire che si sta lavorando bene, si sta lavorando verso gli obiettivi, insomma, prefissati da questo gruppo e dalla società che portiamo noi in campo, ecco. Io devo ringraziare Francesco Segala perché ci sono le immagini dei vostri allenamenti. Eccolo qua, un certo Micheletto in allenamento che sbuffa. Tu hai la particolarità, sorridi sempre. È una cosa che devo essere sincera, ti riconosco e a volte invidio, perché anche nei momenti negativi ce ne sono stati, no? In campo. Tu hai questa prerogativa del sorriso anche in chiave nazionale. E non è facile, perché comunque sei un predilettante. Destinato, diciamocelo chiaramente, hai fatto tutta la trafila nelle giovanili, hai vinto tutto a livello giovanile, quindi avevi comunque l'attenzione e la pressione da sempre per qualcuno che doveva emergere. Hai invece tramutato questa pressione in una sana, sì, competizione, fama, garra, però anche leggerezza d'animo, o no? Sì, hai detto tutto tu perché diciamo che è un po' il mio carattere, un po' il mio stile di vita, nel senso che mi piace sì che sia diventato il mio lavoro, quello che faccio tutti i giorni, però mi piace anche viverlo felice, mi piace divertirmi soprattutto perché secondo me è la base e quindi lo faccio con gioia, lo faccio poi con i miei compagni che penso sia bellissimo condividere gioie, fatiche, allenamenti, insomma, con i compagni e quindi cerco sempre poi di passare verso di loro anche in campo, che è il momento magari un po' più difficile, in un momento difficile, delle cose positive, no? Dell'energia positiva tramite il sorriso, anche magari in periodi o in un momento difficile di una partita, no? Dove magari è più facile sbuffare o magari è più facile arrabbiarsi, no? Ecco. Quindi io penso che non sia tanto utile quello nei miei confronti e neanche di quello dei miei compagni per fortuna mi viene anche naturale, non è che è tutto finto, però riesco sempre a passare, ecco, dell'energia positiva. Ecco Alessandro, gioia di stare con i compagni più possibile, ma anche a Natale vi tocca, insomma, stare insieme anche in quella giornata, perché ormai da tanti anni si gioca a Santo Stefano, che peraltro poi è anche un bello spettacolo perché ci sono sempre i palazzetti pieni, quindi dal punto di vista dell'ambiente è sicuramente bello, però magari ecco, passare una volta il Natale invece che con la squadra o con qualcun altro magari vi piacerebbe anche a voi. Ma sì, sai, ormai siamo abituati, quindi diciamo che per noi è un giorno come gli altri. Siamo felici che ieri abbiamo avuto un giorno libero, ieri siamo andati a trovare la famiglia, che penso ogni tanto ci dimentichiamo delle cose importanti, no? Che Eh sì. sono i cari, l'affetto dei propri cari, e quindi è giusto anche che una giornata venga riservata a loro. E poi dopo, come hai detto tu, è anche bello giocare il 26 perché, insomma, i palazzetti sono sempre pieni, c'è un bel clima e quindi è anche bello giocare. L'unica, stiamo leggeri a pranzo e a cena, che l'allenamento e la partita bisogna prepararle sempre al meglio. Poi comunque tu hai la fortuna, scusa Lia, di Vai, vai. avere sia la sorella che il padre lì praticamente nella stessa società, no? Perché tua sorella gioca Sì, nella tutti squadra sportivi. femminile e quindi insomma anche da quel punto di vista magari per te è più facile. Sì, non vedere gli altri che sgarrano, insomma, mi controllo anch'io, dai. Io che sono un ex cestista, scarsa, voglio ricordare anche la mamma, perché la mamma di Alessandro, giocava a basket, quindi una Ecco, famiglia tra sì. basket e volley a 360 gradi. Però, Giusto, giusto. giustamente Andrea Pratellesi ti diceva il sacrificio, tra virgolette, perché poi qualcuno, sai, c'è sempre l'hater che dice non stanno lavorando in miniera, però vabbè, insomma, il pressapochismo vige anche, li conosci, gli animali da tastiera. Però, io, vi sono venuta a trovare, quest'estate in ritiro con la nazionale e ho potuto,
rendermi conto di quanto voi comunque abbiate pochissimo riposo. Tu che sei un campione di vertice, di alto livello, cioè hai comunque una stagione complessa fino ai playoff, e playoff giustamente dici sono un altro campionato, perché quante volte no, le squadre prime di regular season poi certo, si sono sciolte ai playoff, e poi però sai già che hai il ritiro con la nazionale. L'ultima estate avete fatto la VNL, gli europei, poi c'è stata una cosa assurda per me, ne parlavo in diretta con Fefe De Giorgi, 3 giorni dopo la fine di un europeo un torneo preolimpico. Questa stagione sarà lunghissima perché porterà anche all'Olimpiadi a Parigi 2024. Giustamente nessuno di voi si lamenta, perché sapete di essere anche comunque dei privilegiati. Sì, è vero, c'è anche da dire che è un calendario molto molto difficile, perché noi non ci fermiamo veramente da quando abbiamo vinto lo scudetto, no? Perché poi dopo abbiamo cominciato, esatto, l'estate azzurra, abbiamo fatto tornei, viaggi, partite. Quando abbiamo finito il preolimpico abbiamo avuto poco tempo, poi abbiamo subito ricominciato il campionato, non la preparazione o gli allenamenti, dove comunque puoi staccare un po' la testa dalle partite, no? Che alla fine molte volte più che fisicamente è proprio una stanchezza mentale, no? E quindi penso che sia proprio un aspetto su cui la pallavolo dovrà crescere, dovrà migliorare, perché per vedere anche più spettacolo, no, la gente, no, serve che gli atleti stiano bene, non che siano sempre stanchi, siano sempre insomma che non ne possano più di stare in palestra, no? Quindi è un problema, è un aspetto che va migliorato, è un problema che riguarda tanti sport, no? Il primo, ti ricordi? Sì, che, esatto, che... Cioè, anche il calcio, ma anche il tennis, ti ricordi quando ne parlava tennis, quando giocava ancora Federer, di un calendario così intasato che non rende possibile il recupero, quindi non ci si può allenare con tutte queste partite ravvicinate. A maggior ragione voi avete anche la Champions, ho appena detto, primi nella vostra Pool B e qualificati in anticipo per i playoff. Oh, Andrea Pratellesi, tu che ti occupi molto di volley, devi sapere, tra poco parleremo anche d'Italia, che il piccolo Alessandro Micheletto ogni anno aspettava sotto l'albero un regalo, forse il regalo più gradito, quello che aspettava di più, era il regalo del nonno. Quante maglie dell'Inter ha regalato ad Alessandro il nonno, perché lui non è un semplice tifoso, oserei dire che è quasi malato di Inter, è andato anche a Istanbul a vedersi la finale, l'anno scorso l'ho visto che è andato da Nonostante Piano Gentile. Nonostante gli impegni con la nazionale, la squadra di club è riuscito ad andare a Istanbul. L'amore è pazzo. Pazza Inter e pazzo anche Micheletto, giusto, per giusto, i nerazzurri. Sì. diciamo che è proprio un amore tramandato appunto da mio nonno, come hai detto tu, poi da mio padre, e che è diventato sempre più pazzo quando sono cresciuto, no? Perché adesso proprio se ho una mezza giornata libera che gioca l'Inter magari a Milano, così non aspetto 2 secondi, prendo la macchina e vado a vedere la partita. Hai ricordato anche quando mio nonno ero piccolo mi regalava, io avrò un armadio pieno di magliette dell'Inter, soprattutto penso a quegli anni, che l'anno del triplete, quegli anni lì, anche maglie le stesse, tipo di Milito ce l'ho 4 volte, di Zanetti, però va bene, cioè, insomma, si tiene perché sono dei bei ricordi. Allora, se posso chiederti, no, se a questo punto se sei riuscito comunque a entrare in contatto, a diventare magari amico con qualche giocatore dell'Inter, chi è il tuo preferito, anche quello di cui ti piacerebbe avere la maglia? Ma guarda, sì, con qualcuno ci siamo fatti tipo i complimenti, io gli scrivo, loro quando insomma c'è stata qualche bella vittoria con la nazionale, sono tutti dei fantastici ragazzi, molto umili e che hanno un bel carattere, e sicuramente diciamo uno dei miei preferiti è stato Nicola Barella, che mi ha anche mandato la maglia tramite anche grazie Luigi Crippa, quindi li ringrazio, ma ormai sono degli amici, dai, quindi io li aspetto sempre a vedere una mia partita, anche se so che magari non è bella come il calcio, insomma. No, non è perché vero, devi dire dai. Così perché ti devi bere, è diverso. È sempre pieno San Siro, sempre pieno, 70.000 spettatori, quindi è normale che
Ma lo dico anch'io stesso, cioè guardare una partita di calcio mi piace più che guardare una partita di pallavolo. Però il vostro palazzetto è sempre pieno, posti esauriti sempre, anche quando gioca Trento. Mi piace sottolineare anche la tua passione nei confronti di Barella, quindi abbiamo questo compito, Pratt, di portare Barella, ma ce la faremo, sai che sono testarda, di portare Barella ad applaudire Michele. Sì, guarda, non sottovalutarmi. Al palazzetto di Trento? Sono testo in qualsiasi anche quando giocano, ma anche qui. Nazionale, dai, va bene tutto. Senti, caro Alessandro, mi autodenuncio come categoria. Vai. Giornalistica. Allora, tu sappi che da qui a luglio sarà solamente un unico ritornello per voi della pallavolo. Hai già capito. Perché insomma sarà un, sì. Quindi sarà un continuo, avrai in continuazione colleghi che ti diranno: ma lo sai che l'Italia non ha mai vinto un oro olimpico, il vostro tabù, neanche nel 96 c'è la finale storica contro l'Olanda. E insomma è una nazionale anche di giocatori del secolo, i fantastici, che non ha mai vinto l'Olimpiade. E mi è piaciuto come sempre il vostro CT Fefe De Giorgi, che dice: vabbè, e allora volete metterci pressione? Non ci riuscirete. Anche perché intanto ci deve arrivare l'Italia alle Olimpiadi, prima di tutto. Prima di tutto va guadagnata. Esatto. E va fatto con una buona Nations League prima dell'Olimpiade. E poi dopo, noi lo sappiamo, ma è una competizione molto difficile, però noi siamo chiamati per provare a farlo, lo vogliamo fare noi, ci spingono tutti gli italiani, e quindi pressione no di sicuro, ma tanta voglia di farcela e di dimostrare che possiamo farcela. Poi dopo, insomma, sappiamo che ogni 4 anni è lunga, no, arrivare alla prossima Olimpiade, però noi ci godiamo il momento e sappiamo che se giochiamo la nostra pallavolo, la nostra miglior pallavolo, possiamo tenerci dietro le altre squadre. Senza, come ho detto prima, senza pressione, senza avere il braccino, no, come chiamiamo noi, ma con tanta voglia di provare, di festeggiare di nuovo un'altra volta insieme. Anche perché, insomma, abbiamo le foto, no, che riguardano anche il tuo festeggiamento. Io adoro le foto con Recine, e quindi c'è Micheletto con Recine, modello Bonucci, Chiellini con la coppa, una volta all'Europeo. Un po' di moda, dai. Esatto, una volta all'Europeo, una volta al Mondiale, perché comunque siete un ciclo giovane di azzurri, giovane intendo post-Tokyo, no? Quindi la gestione Fefe De Giorgi, che hanno già vinto 3 medaglie pesanti, cioè l'oro mondiale a Katowice, l'oro europeo, l'argento europeo contro la Polonia, questa volta la scorsa estate a Roma, e quindi siamo 1-1 palla al centro con la Polonia di Nikola Gerbic. Però mi piace sottolineare il fatto che voi stessi dopo l'argento abbiate voluto rimarcare il fatto: non siate schizzinosi voi italiani per un argento, perché questo argento no, è una vittoria, è frutto di, certo, sudore. Ecco, noti anche questo, non lo so, dare tutto per scontato a volte della serie, e li avete abituati così bene i tifosi italiani. Ecco, questa è la foto bellissima, che insomma a volte si dà per scontato, cioè se il volley maschile ma anche femminile non vince l'oro, delusione. Ma come delusione? Un argento non può essere delusione. Giusto. Per me è già una bestemmia definire delusione un argento, no? Sì. Io penso che, diciamo, che ci sono stati qualcuno, però secondo me è una piccola parte, diciamo così. Io penso che la cosa grande che noi siamo riusciti a fare è che siamo, col nostro spirito, no, col nostro modo di stare in campo, siamo entrati nelle case di milioni di italiani. E gente che magari non seguiva tanto la pallavolo si è appassionata moltissimo vedendoci giocare, vedendo il modo, appunto, proprio in cui noi stavamo in campo, le emozioni che trasmettevamo, appunto, alla gente in casa, no? E quindi sono convinto che gli italiani sono sempre dalla nostra parte, ci sostengono sempre, anche se insomma li abbiamo abituati bene, però comunque io penso che siamo un gruppo giovane, come abbiamo detto, da Tokyo c'è stato questo cambio generazionale, e quindi insomma il futuro è tutto ancora da scrivere, è molto lungo, perché appunto
insomma, speriamo di rimanerci il più lungo possibile in nazionale, no? E quindi diciamo la partenza è stata molto forte, adesso però bisogna mantenerla forte per i prossimi anni. E rimane sempre bello poi, insomma, queste sfide anche infinite con la Polonia, ma non soltanto, ci sono tante altre nazionali che ovviamente saranno, saranno agguerrite anche alle Olimpiadi. Volevo chiedere invece del tuo rapporto con Fefe De Giorgi, ne parlava prima Lia, insomma anche lui ha cambiato un po' il modo di vivere la nazionale, no? Forse un pochino più sereno rispetto al passato, no? Cioè sempre vedendo la nazionale, vedendo come parla ai giocatori De Giorgi, sembra sempre di vivere un'atmosfera un po' più familiare, così davvero? Sì, lui è stato bravissimo perché, ed è una dote che ha, è quella che soprattutto al primo europeo, ma anche ogni estate, perché poi non dico che si comincia da zero, però quando ci si ritrova l'estate c'è sempre poco tempo per mettere su la squadra e per provare l'intesa, per trovare insomma lo stile di gioco, e lui in questo è proprio è veloce, no? Capisce in poco tempo e riusciamo subito a creare proprio un bel ambiente. Poi lui secondo me proprio ha creato intorno a noi proprio uno status che insomma stiamo bene tutti insieme, ecco, ed è quello che è un po' il nostro punto di forza, come abbiamo sempre detto, un po' il gruppo, il fatto di stare insieme. Lui penso che sia proprio fa da collante da ogni noi giocatori, ci è servito, penso che per noi è stato fondamentale nei successi che abbiamo avuto, e poi insomma è anche molto bravo perché lui, essendo ex giocatore, conosce un po' i momenti in cui noi viviamo in una partita, in un momento o anche in un periodo, e quindi ci dà moltissimi consigli al di fuori anche della tecnica, ma proprio solo da un aspetto mentale o fisico, ecco. Infatti Fefe l'ha sempre detto, il mio con la nazionale è un percorso valoriale, no? E quindi è giustamente un collante, è un maestro, perché comunque non sfugge nulla, Fefe, l'ho visto anche all'opera in allenamento, e però ha queste poche regole, ma insomma ben precise. In questo è davvero un comandante, in primis il senso del rispetto e anche il senso del gruppo, perché quando Luciano Spalletti ha cercato di dare il senso dell'Italia alla sua nazionale, no, con quel gruppo e Gigi Buffon che lancia la sorta di aca italiana, e noi tutti abbiamo detto però questa cosa la stanno già facendo da anni gli azzurri del volley, guarda un po', questo è il noi Italia, che non è uno slogan banale. Ale Pergo, abbiamo 20 secondi di noi Italia? Noi Italia! Noi Italia! Noi Italia! Che cosa c'è dietro questo noi Italia che abbiamo visto, ma lo fate anche tra un time out e l'altro in campo durante il match, mentre queste erano immagini di allenamento? Non è una banalità e non è nemmeno retorica, no. È davvero un concetto vostro. Sì, non è un semplice urlo, ma è un modo in cui tutto il gruppo si unisce, tutto il gruppo sa, insomma, in un momento di difficoltà, in un momento anche di gioia, così che siamo sempre tutti insieme, l'uno che aiuta l'altro, che sostiene l'altro, non si è mai soli, e quindi diciamo che è un po' la nostra casa, ecco, diciamo così. Quando facciamo questo urlo qua noi ci sentiamo un po' protetti, ci sentiamo più tranquilli, più sereni, ed è appunto una cosa che ci ha trasmesso il nostro coach. Che bello questo sorriso del piccolo bovo, che insomma il bovo quest'anno ha fatto il suo esordio agli europei, che mi sei sembrato tu quando hai fatto l'esordio alle Olimpiadi. Ci sono questi parallelismi, no? I giovani, quindi tu comunque resti un giovanissimo, ma tra un po' diventi un vecchio veterano di esperienza, come veterano di esperienza. Sì, ma alla fine io quando l'ho visto, insomma quando ha fatto l'esordio a Bologna, un po' mi sono rivisto, no? nei suoi sorrisi, nelle sue emozioni. Avrà provato una marea di emozioni contrastanti, no? E quindi un po' mi sono rivisto in lui ed ero veramente felice per lui, perché è un ragazzo talentuoso, forte, e quindi
merita di vestire questa maglia qui. E adesso lo aspetto l'estate prossima per vedere quanto è cresciuto. Alessandro, tornando invece un attimo al calcio, che come abbiamo capito è anche una tua grandissima passione, allora ti chiedo intanto se giochi, se ti piace anche giocare o solo guardare il calcio. Ma io diciamo che mi limito a tifare perché ne capisco poco e sono proprio scarso. Ah, ecco. Quindi non ti chiedo neanche che ruolo ti piacerebbe fare se fossi un calciatore, ecco. Il portiere, dai. No, Ah, dai. vabbè, l'altezza c'è, dai. Esatto, magari qualche palla allungandomi la prendo. Eh beh, insomma, sì, ci può stare assolutamente. Invece, a questo punto, insomma, l'Inter ormai da un paio d'anni ti sta dando, anzi, forse anche di più, diverse Di più, soddisfazioni. dai. Esatto, anche già dai tempi di Antonio Conte con lo scudetto, poi le Coppe Italia, la finale di Champions. Per quest'anno, che cosa vorresti vedere dalla tua Inter? Ma in realtà vedo, cioè sono già felice perché vedo proprio una, ripeto, da tifoso ignorantissimo, però vedo veramente una squadra che gioca bene, che ognuno sa insomma quello che deve fare, chi entra, chi gioca un po' di meno, si fanno sempre trovare pronti e proprio mi piace il gioco perché siamo una, proprio una bella squadra. Io penso che l'obiettivo sia stato un po' dichiarato, no? Dalla staff, dai giocatori, che è quello dello scudetto. E c'è da dire che in campionato siamo veramente una macchina da guerra perché non stanno sbagliando una partita, quindi continuiamo così, dai. No, tra l'altro, a proposito di portiere, Sommer che è imbattuto da 423 minuti, a volte ci si dimentica, no? C'era un tempo un portiere che insomma non era molto per la quale, invece avete trovato un signor portiere. Mi verrebbe da chiedere, ma tu scusami, l'Inter del triplete l'hai vissuta poco perché eri picco? Quanti ne avevi? Poco, poco, 8-9 anni? 9-10 anni avevo. Ho qualche vago ricordo di quella tipo serata di Champions di Madrid che ero sul divano con mio padre, però cioè, non me la sono goduta ovviamente come me la potrei, come potrei farlo adesso, no? Cioè, adesso andrei a Milano a festeggiare. Senti, chiudiamo soltanto. Abbiamo parlato di condottieri, quindi molto anche di Fefe De Giorgi. Dammi una definizione di Simone Inzaghi, perché io non mi dimentico, che l'anno scorso, fino ad aprile, c'era un Inzaghi out, che tra l'altro è quanto di più fastidioso vedere questi hashtag come magari adesso Pioli out, no? Però Mamma mia, era molto sì. contestato. Ovvio che poi la finale di Champions è vero che è stata una ferita per la sconfitta, Ha cambiato, certo. Però perdere in quel modo mettendo spauracchio, ma grande spauracchio, al City di Guardiola ha svoltato totalmente. Ma sai, guarda, io ho avuto la fortuna di conoscere il mister quando sono andato da Piano Gentile e ho conosciuto proprio una persona umile, una persona proprio per bene e quindi per me è veramente, oltre che un grandissimo coach, prima di tutto una gran persona con dei valori e quindi spero insomma rimanga il più possibile all'Inter anche perché poi a me piace tantissimo come allenatore. Quel periodo che hai citato tu, io me lo ricordo, ma noi creavamo, mi ricordo, una marea di palle gol, ma non riuscivamo a buttarla dentro. E lì l'allenatore può fare ben poco, cioè lì ci vuole un po' l'attaccante o insomma anche un po' un periodo fortunato, era un periodo sfortunato, ma io mi ricordo l'Inter giocava bene, non è che giocava male in quel periodo. Quindi l'ho sempre, io sono sempre stato insieme al mio coach, adesso insomma, vengo ripagato, ecco, anche con i miei amici che l'ho sempre difeso e adesso tutti lo portano qui, no? Perché sta veramente dimostrando un gioco e di essere proprio dentro al mondo Inter al 100%. Andrea, ti do la chiosa. No, stavo pensando che effettivamente anche nella pallavolo è capitato qualche volta. Ora io mi occupo più di femminile, c'è stato il Mazzanti out ultimamente, quindi insomma purtroppo non c'è solo nel calcio, no, Alessandro? Anche questo vizio di prendersela con gli allenatori. Il calcio è bello, ci sono però alcuni aspetti negativi che a volte non si ritrovano negli altri sport, ma invece ultimamente capita un po' anche di ritrovare questo tipo di situazioni, no, Alessandro? Sì, quando c'è un periodo brutto, quando arrivano qualche sconfitta, diciamo che il coach è sempre un po' quello che viene messo in discussione dai tifosi, no? Dai leoni da tastiera. Però
però insomma non si diventa scemi dopo due partite perse, no? Io penso che se si arriva fin lì vuol dire che l'allenatore, il giocatore ha il talento, ha della qualità e quindi va anche rispettato, insomma. Ecco, poi dopo, insomma, noi siamo sportivi, quindi sappiamo gestire questo tipo di pressione, sappiamo come vivere questo momento e quindi si supera, ecco. E questa è la legge dello sport che vale poi per tutta la vita, no? Alla fine siamo tutti noi tre in questo momento, anche se in ruoli diversi, siamo comunque sportivi, sappiamo benissimo e in primis lo sport ci ha insegnato a cadere e a rialzarsi, come capiterà sempre nella vita. Allora, io quando faccio una promessa cerco di mantenerla. Quindi sappi che mentre voi giocavate l'europeo, avevamo più volte in collegamento, perché ci faceva piacere anche, no? Parlare anche di sport, ma soprattutto di voi, anche per tenere sul morale, Simone Anzani. Io a Simone ho fatto la promessa un giorno di averlo ospite di nuovo quando avremo De Zerbi e ci sto lavorando, capa Beh, tosta ci lavoro. Adesso la tu promessa: sai quella che devi fare Barella a vedere una partita dell'Italia del volley. a me. Dai, Va bene, perfetto. facciamoci questo patto. Grazie, è stato davvero, anzi, Grazie. abbiamo esagerato con i minuti, però insomma io ringrazio te per la tua Ci siamo divertiti, disponibilità. dai. Ci siamo divertiti, in bocca al lupo. Dai, un abbraccio enorme a tutta la Trento sportiva, perché insomma Trento è una città, al di là della pallavolo sportiva, è davvero a 360 gradi. Auguri a te, alla tua famiglia, ma anche all'Itas Trentino. Sarete il 26 a giocare a Padova, perché insomma c'è un primo posto. Da Si chiude il girone d'andata della Superlega, quindi c'è un primo posto da difendere e soprattutto un 2024 che spacca. Grazie difendersi. Grazie. Grazie Alessandro, mille e tanti auguri. altrettanto, davvero. Grazie. Grazie, ciao, un abbraccio. Ciao.